Buongiorno, grazie. Bello, bello. Hey, wait, wait.
Bella. Thank you.
la femmina. La femmina ci sono le due gialle, questa qui per la grigia lì, e poi per l'altra. Intanto dammi questa che si arrampica. Che mi... Iniziamo ad abituarci ai nostri alberghi, ai nostri ristoranti, a mettere il colore del territorio. E lì è uno stimolo all'associazione, quindi il lavoro che deve fare l'associazione per vendere, per far provare, soprattutto per vendere i nostri prodotti ai turisti. 18 milioni di potenziali clienti nelle nostre strutture ricettive. E non è banale, anche perché tutti vanno a casa con un studente. Quindi, dal mio punto di vista, quello che ho capito è anche la donna, i nostri territori sono belli, i nostri prodotti sono un interesse eventuale sul meraviglio, che è uno dei suoi interessi. Lì è più chiaro la posizione di un invece portando il turismo, raccontando la storia, leggendo i suoi che piace. Se piace il mondo, la vedete. Però dobbiamo avere coraggio di cambiare. Ordine e buonissimo. Della categoria di cultura, cioè, noi siamo abituati a pensare al turismo, ad associarlo
Bella. Bella la tua maglietta. English. Poi sapete, uno stampato, anzi me da due, uno per me e uno per un amico che c'ha un... Grazie. Prendo anche questi qui. Ma c'ho già l'indirizzo. Ah, bene. Grazie. No, ho visto che avete anche il corbezzo, tanto per dire. Sì. Dicono che facciano parecchio bene. Arrivederci. Buongiorno. Cavanacciolo se li sogna queste qui? Cavanacciolo se li sogna queste qui? No, Cavanacciolo è fallito. Ah, dice? Basta, ora mi... Cavanacciolo si è ritirato. Perché? Perché? Cosa perché fate? Perché da quando abbiamo iniziato noi, Cavanacciolo non è niente contro noi. Vuole fare un assaggio? No, no, ci credo sulla parola. E comunque... Qualcosa di spettacolare, ma io non voglio fare assaggio. No, guarda, c'ho una, c'ho una dieta strettissima, rigorosissima. Dopo ritorno con la moglie, grazie. Ogni tanto bisogna scarrare. Comunque è da premio Nobel questo. Arrivederci. No, no, basta la vista, era ottima. E vengo con la moglie, così fa tutto lei. La borsa grossa. E lei che c'ha la borsa di Giuda. Grazie. Torta di nocciola senza farina, vai. Ok, alla sua. Vai, vai. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, giovanotto, uno sta di formaggi, prego. La fame è una brutta bestia, giovanotto. Le autorizzo a dire semi giovanotto. Vai di pasta di formaggio, guardi, abbiamo un formaggio per lei. Pari io. Guardi, vengo con la moglie, così prendo quattro. Assaggi, assaggi, prima assaggi, che dopo non le piace il formaggio. Porti qua la moglie, non ci pensiamo noi. No, questo formaggio per giovani, sente il sapore. È la maglia, siamo su a 1600 metri di altezza. Vengo con la moglie e con la zia. Arrivederci. Arrivederci. Capelli del strepitoso, oltre al formaggio che è molto buono. Grazie signore. Di mamma. Guardi, vengo... L'olio buono del Salento, questo lo produciamo direttamente. Grazie, noi. Ci credo. Lo vuole assaggiare. Quante mani c'ha? Una appunto, mano appunto. C'ha poi c'ho... Una mano ma poi le dico un'altra cosa. E ce la fa, vediamo. Sì, perché poi c'ho... Sì, ce l'ha fatta. C'è un problema, c'è un problema anche di calzoni. L'olio è buono, Sì, sì. Vengo con la moglie, grazie ancora. Grazie ancora, arrivederci. Vieni là. Thank you.
Scusi. Questa è bella, eh? Bilancia. Cos'è? Bizerba, eh? No. Classica. Di arboricoltura. Ah, ho capito. Probabilmente c'è sul fune. Ah, viene, no. Su alberi, potature, ok, grazie. E un ulteriore elemento di curiosità è dato dall'intervista, che tutti i